bentrovati. Abbiamo iniziato la carrellata ieri presentandovi gli antichi mestieri, continuiamo oggi. Quello che presentiamo ha ben poco a che vedere con gli antichi mestieri, ma Gianni Masuzzo, che è il promotore, l'organizzatore, l'ideatore di questa manifestazione che si tiene all'interno del cortile del liceo classico di Noto, di anno in anno opera delle innovazioni, degli innesti, e quest'anno ha portato un artista a tutto tondo, Carmela Cirinnà. Affronteremo con lei un argomento importante nel momento in cui ci trasferiremo all'interno dell'ambiente alla mia sinistra, dove c'è proprio una mostra. Carmela insegna a Noto da tantissimo tempo. Se c'è una cosa che da sempre Carmela ha portato avanti è il discorso legato ad un colore, al blu. Generalizziamo col blu, entriamo nel particolare, nella fattispecie, nella filosofia di questo blu che denuncia, pone in essere, affronta, argomenta tantissimi temi che rivedremo, lo ripeto ancora una volta, all'interno. Però Carmela, salutandoti, ti vorrei fare una domanda che è proprio quella che inizialmente ho posto anche a chi ci segue. Il momento importante, il 2008, segna per te l'inizio di questo periodo blu che continua ancora ad oggi a distanza di più di 10 anni. Ma questo blu odierno è un blu di denuncia, è un blu che vuole sottoporre all'attenzione di quanti seguono la tua arte anche argomenti forti, argomenti attuali, argomenti che dobbiamo affrontare, con i quali facciamo quasi costantemente i conti. Bene, sì, io, come dicevi tu, ho iniziato nel 2008 con questi blu, anche se dei rimandi guardando un po' nel mio passato ci sono sempre stati periodicamente. Però dal 2008 in poi, con una mostra abbastanza importante, una manifestazione sul jazz, realizzai questo dipinto che era la sagoma di un musicista e il titolo era Il tempo di sax. Ecco, da lì è partito questo tempo del blu che si è modificato nel corso degli anni. Sì, sono delle tematiche abbastanza forti adesso, lo erano di introspezione negli anni passati. È una donna che si racconta, che si cela, ma che a volte si manifesta, ma non sempre. Da qualche anno a questa parte ho fatto diverse mostre sia in Italia che all'estero. Fra quelle più importanti ricordo all'Augustrassen di Berlino, che è la via degli artisti. È stata un'esperienza molto bella e la critica è stata abbastanza positiva. Poi ne ho fatto un'altra nelle sale del Bramante a Roma, un'altra ancora alla Domus Talenti sempre a Roma, per non dire poi in Sicilia alle Ciminiere, insomma, e quant'altro. Quello che in effetti ha dato un po' la svolta a questi blu è stato il fatto di cambiare un po' la tecnica, pur mantenendomi con questo colore blu, in base, ecco, alle tematiche che ora poi io vi descriverò. Questo celarsi, questo svelarsi, non sempre a tutti, è un po' la tipologia della persona, della donna in particolare, che non si svela sempre. Ecco, io ti interrompo, sì, perché sì, vorrei, sì, andare all'interno, però sì, anche a beneficio di chi ci segue. Sì. Io ho già visto la mostra, tu me ne hai parlato, però poi nel silenzio mio, ascoltandoti, ho voluto dare un titolo, sì, a ciò che ho visto all'interno. Io ho detto, mi sembra di vedere dei soggetti, sì, e ho dato questo tema, quello che le donne non dicono. Beh, potrebbe essere, benissimo, anche perché, allora, io, cioè, tenersi dentro, lo trasmuto in un linguaggio non verbale, ecco, è un linguaggio che parla per immagini, che parla anche per pose. Anni fa ho fatto anche dei dipinti dove non c'è completamente il volto della donna, ma il corpo che parla, e questo sempre celarsi, questa discrezione, questa empatia che poi nasce solo in alcuni momenti.
questo. E ora noi ci trasferiamo all'interno e vedremo, perché c'è anche una particolare predisposizione nell'ambiente interno, grazie anche a una luce che Carmela poi indirizzerà verso i quadri, e scopriremo tante cose. Questi quadri hanno una caratteristica particolare, sono stati realizzati con dei colori che reagiscono alla luce ultravioletta, sono dei colori fluorescenti, vanno a completare questo percorso dei blu e vanno a simboleggiare anche il perché. Questo dipinto, in questo caso, è stato lasciato volutamente al buio per far vedere al fruitore come in effetti viene percepito con una luce normale. Se accendiamo invece il faretto con la luce ultravioletta, possiamo vedere questo quadro. Questo è il volto di una donna che ha subito violenza e c'è questa disgregazione, infatti, dalle mani, che si vedono già anche la luce delle unghie riflessa, c'è questo disgregamento e simboleggia un po' la perdita dell'identità, avendo subito violenza. C'è quest'urlo trattenuto anche. Ecco che volutamente comunque è stato messo in una posizione un po' in disparte, perché spesso le donne non rivelano ciò che hanno subito. Il titolo di quest'opera è Perché? Perché in effetti una donna che ha subito violenza, la prima domanda che si pone, suppongo, sia non chi è, ma perché. Il titolo di quest'opera è Resilienza. Volutamente, è un volto volutamente a metà, il volto di una donna africana, con lo sguardo abbastanza triste e un sorriso che ammicca leggermente ad un sorriso. Ecco il perché di Resilienza. Chi meglio della donna africana in questo momento può rappresentare la resilienza? Il titolo di quest'opera invece è Percezioni empatiche. Gioca tantissimo sullo sguardo. Non siamo noi a osservare lei, ma lei con uno sguardo molto quiete sta cercando di entrare in empatia con noi. E una difficoltà nel realizzarlo è stato quello del fatto che io per dipingere ho bisogno di lavorare proprio in queste condizioni. Per quanto riguarda, ritornando al tema, alla tematica, percezione empatica, è uno sguardo comunque abbastanza dolce e che segue il fruitore. Abbiamo fatto anche un esperimento di spostare il punto di vista del fruitore e questo sguardo segue. È molto pacato, c'è questo colletto rigido appena accennato che blocca questa figura, ma che lei ha queste labbra dischiuse che sembrano quasi parlare, ma sono gli occhi che stanno dialogando con il fruitore. Come dicevo in apertura, ho dato quella definizione, quello che le donne non dicono, cioè quell'urlo contenuto che vuole e reclama vendetta, reclama soprattutto giustizia, ma a forza è trattenuto all'interno. Un urlo che deve necessariamente esplodere non solo per la vendetta e la giustizia, ma soprattutto per rendere consapevoli quanti sono a conoscenza di questi fatti, che è bene denunciarli, che è bene esporli. Fra l'altro ho visto all'interno un volto femminile, era una donna africana. Anche qui, ed è anche questo un elemento intrigante, Carmela con una tela al buio che una volta illuminata darà l'esatta compiutezza di ciò che si sta verificando, ha riprodotto una donna africana. C'è anche questo, ecco, parlando di luce soffusa, sì. Di luce illuminata, di luce che evidenzia, c'è anche questo volto, anche questo un volto di donna africana. Sì, è un momento diverso della donna, in determinati periodi dell'anno la donna africana realizza questi dipinti sul viso e mi colpisce molto la bellezza e la serenità, ecco, non solo il momento doloroso della realtà che sta vivendo, ma anche nel momento quasi ludico, ecco. Siamo alla fine del nostro quotidiano appuntamento. Abbiamo parlato di questa mostra inserita in un contesto che
parla d'altro, parla di antichi mestieri, con questa poi innovazione affidata a Carmela Cirinnà, che ha illustrato la mostra all'interno, ha soffermato l'attenzione su questo urlo, su questo volto di donna rigida che vuole parlare ma trattiene a forza e contiene all'interno quella che invece è una denuncia che deve necessariamente essere portata a conoscenza di tutti. È un momento molto importante, iniziato e partito nel 2008, che continua ancora ad oggi, e da questo blu generalizzato ci siamo soffermati, abbiamo posto l'attenzione all'attuale ricerca del blu con la denuncia di tanti argomenti che appartengono alla stretta attualità di questi giorni, con queste forti denunce che vengono proprio dall'arte di Carmela Cirinnà. Sino alla fine di agosto la mostra è aperta, visitate gli antichi mestieri, ma visitate, e vi ripeto ancora una volta, con l'animo molto sereno ma anche con animo indirizzata a quella che è la denuncia, la mostra di Carmela Cirinnà. Grazie Carmela per la tua disponibilità, grazie a quanti ci avete seguito, l'appuntamento è per domani.